siamo in piazza Montegrappa e siamo con Carlo Alberto Coletto, che ringraziamo. Grazie a voi. Candidato sindaco di Varese in Azione. Carlo Alberto Coletto, che domenica abbiamo visto prima allo stadio a vedere Varese che ha vinto, poi al palazzetto a vedere la Pallacanestro Varese che ha vinto. Ci aggiungiamo che hanno vinto anche i Mastini la prima partita del campionato il giorno prima, quindi dovrai andare a vedere i Mastini domenica prossima. Quarto buono, eh? Allora ti chiediamo che ambiente hai trovato, sei stato un po' in mezzo alla gente, sia allo stadio, eri l'unico candidato sindaco che abbiamo visto a Franco Ossola, e poi anche al palazzetto, che clima hai trovato nei due esordi casalinghi delle principali realtà sportive della città? Beh, al di là delle piacevoli vittorie che speriamo siano il preludio di un percorso positivo, devo dire che allo stadio ho trovato piacevolmente tanta gente in tribuna, nonostante si sia ripartiti da una serie minore. Ho visto una bella squadra, ho visto una bella realtà e mi auguro che piano piano si ricostruisca e si riesca a risalire nelle categorie in cui abbiamo militato anni fa. Io venivo spesso a vedere il Varese quando era in Serie B, purtroppo poi con gli anni e le vicissitudini che tutti conoscono si è un po' perso questo amore che però ho visto che da parte di parecchie persone è rimasto. Per quanto concerne il basket, nonostante le difficoltà della pandemia che hanno ovviamente toccato tutti, comprese soprattutto le società di chiamiamoli sport minori, anche se non sono minori, diciamo, al di fuori del calcio, che è l'unico sport che gode di sostegno anche da parte delle televisioni in maniera massiccia, e quindi hanno trovato difficoltà perché un anno e mezzo senza pubblico non è stata una cosa semplice. Adesso anche lì è capienza ridotta, comunque 1.300-1.400 posti, un bel tifo, una bella partecipazione, una buona squadra che ha vinto contro una forte squadra, devo dire, no? Non senza soffrire, ma speriamo che continuino su questa strada. Là dietro vedete il gazebo allestito con i manifesti della 100ª edizione della Trevali Varesina, che andrà in scena proprio martedì prossimo, quindi Varese sarà un po' l'epicentro di una gara, avrà l'arrivo di una gara veramente storica in questo caso. Ti chiedo qualcosa anche su questo evento che sta per interessare Varese, poi andiamo sul palaghiaccio. La Trevalli, ma non solo la Trevalli, perché sarà preceduta due giorni prima dalla Gran Fondo, che ormai è una classica del ciclismo, chiamiamolo amatoriale, ma è gente che si impegna e fa dei gran chilometri, io non riuscirei a fare. Cent'anni dedicati, direi grazie alla passione che ci mette la Binda, perché senza la passione di Oldani e di tutto il suo staff, credo che difficilmente riusciremo a mantenere una corsa di questa caratura, che ormai è entrata a far parte del, non mi ricordo come si chiama il circuito, comunque delle gare d'elite a livello mondiale. È una terra, la nostra, di grandi ciclisti, no? Da Ganna in poi abbiamo avuto Chiappucci, la nostra provincia ha sfornato numerosi ciclisti di alto livello. La passione non manca, la passione dei volontari, perché non dimentichiamoci di quanti volontari sono lungo il percorso per curare l'ottima riuscita di questa gara. Insomma, dopo i mondiali di ciclismo del 2008, che sono stati un po' un volano, è stato un crescendo che è culminato con i mondiali poi amatoriali pochi anni, 3-4 anni fa, e continueremo, credo, a tenere alto l'onore di Varese in questo sport. Ecco, ti chiedo qualcosa sul vostro programma per quanto riguarda lo sport, perché anche un mostro, secondo me, di cultura sportiva come Marco Tomasetto, che abbiamo imparato a conoscere sia al palaghiaccio, sia a vedere Varese, sia al basket, e quindi ti chiedo qualcosa sul vostro programma e anche poi su, magari, sulla vicenda palaghiaccio, che è stata sotto gli occhi di tutti per tanti mesi. Sì, Marco Tomasetto ci ha dato una grande mano, è un grande appassionato di sport, ci ha permesso di conoscere, di entrare in alcune realtà magari non conosciutissime dal grande pubblico, ma dal forte potenziale, dal grande passato, e ci auguriamo dal grande futuro. Noi pensiamo che vadano valorizzati fortemente gli impianti sportivi varese, che in troppi casi sono ancora fatiscenti e necessitano, soprattutto le palestre, di ritocchi in maniera sostanziale. Crediamo che una parte delle risorse del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza possano essere destinate a questo settore. Noi siamo stati a visitare Porto l'ultimo, esempio che in ordine temporale, la ginnastica varesina, una società che esiste dal 1875, ha quasi 150 anni di storia, una società che ha sfornato Iuri Checchi, una società che ha 550 ragazzi che gravitano intorno a lei, e che purtroppo, per la miopia della politica, qui lo urlerei, non è riuscita ad avere un sufficiente appoggio e supporto per poter ampliare la propria offerta, inglobando nell'alveo
delle sue attività la scuola media Righi, che è adiacente e che necessita di ristrutturazione di un progetto che loro hanno già pronto, ma che, ribadisco, la miopia politica non ha portato avanti. Noi ci impegniamo con forza a sostenere il loro progetto. Per quanto concerne il palaghiaccio, anche qui purtroppo 2 anni con un palazzetto del ghiaccio, palaghiaccio chiuso, anche lì gravitano circa 1000 atleti ed è l'impianto sportivo della provincia di Varese dove c'è il maggior numero di presenze in un anno. Sicuramente una gara d'appalto un po' più intelligente avrebbe consentito sulla falsariga di, per esempio, di quello che è stato fatto a Lugano, dove quando hanno rifatto la mitica Ressega, che è la pista del ghiaccio del Hockey Club Lugano, di fianco è stata costruita la Resseghina, che era una pista che ha consentito comunque di proseguire l'attività agonistica e non solo agonistica durante tutto il periodo della costruzione. Andava prevista una pista alternativa, poteva essere fatta all'interno dello stadio, dell'ippodromo o nell'antistadio, dove poi è stata prevista